Indovinello, tutti sotto nei commenti mettete che numero è e dovrete lasciare questi like. Tutti scrivete sotto che numero pensate che sia. Comunque ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft. Io sono Diego Super 18 e oggi andremo ad utilizzare questo fantastico totem della non morte. Ci tipiamo a questa altezza e fortunatamente come dovrebbe essere, no? Perché se tu muori, ovviamente, dopo rivivi, giusto? Perfetto. Oggi però andremo ad utilizzare nuovi totem. Dei totem stranissimi che si ottengono uccidendo, ad esempio, l'ape, il teleport totem, il rotting totem, lo scheletro, il ghast. Il tentacle totem e il explosive totem. Quindi ritipiamoci super velocemente e testiamo tutti questi nuovi fantastici totem che li metto qua giù, guardate. Guardate. No, aspetta. Senza buttarli giù. Allora, vado. Metti. Ah, aspettate. Però, mi raccomando, voi vi dovete iscrivervi perché sennò io sto qui fermo e non vi faccio vedere niente se non vi iscrivete. Sto qui fermo. Guarda, posso stare qui anche fino a domani. Oh, ok, spero che vi siate iscritti, mi raccomando. Allora, vediamo questi totem. Ok, in ordine, va bene. Proviamo prima quello del creeper. Vado? 1, 2. Andiamo un po' di rincorsa. È abbastanza OP perché se voi vi immaginate che trovate sotto tanti nemici. Guardate, adesso ci provo, eh. Guardate cosa voglio fare. Metto qui sotto dei nemici. T-slash. Guardate cosa facciamo. Ok, qua mettiamo. Non lo so, qualcosa. Mettiamo dei zombie. T-slash. Summon. Zombie. Vai, messo uno zombie. Togliere questo. E prendo il totem del creeper. Lo zombie è scappato, usiamo la pecora, va bene. Mettiamo giorno. T/slash time set day. T/slash name mod. Survival. Perfetto. E ora voi vedete quella fantastica pecorella lì. Salutatela e dite ciao. Ciao. Cosa? No, aspetta, non ho capito cosa è successo. Ok. Non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Andare in creativa. Come mai non ha funzionato? Forse non ce l'avevo nella mano, non me ne sono accorto. Che strano, ero sicuro di avercelo. Vediamo se ce ne siamo dimenticati qualcuno. Mi sa di sì, eccolo qua. Giusto, totem, creeper, questo. Ah no, rotting. E questo. Cioè, quello del creeper dopo non ha più funzionato? No, non ce l'avevo in mano, forse. Non lo so. Facciamo così, mettiamo uno spawn point qua. Così almeno è più utile. Spawn point YouTube, Diego Super 18. Donna.
Allora, riproviamo quello del creeper. Anzi, no, questo abbiamo già provato. Via. Il tentacle totem. Ok, tanti effetti. Non so che effetto è. Scrivetemelo sotto nei commenti se lo conoscete. Penso tipo di sbrilluccicare. Adesso facciamo così. Slash kill. Per risalire più velocemente. Va bene. Creative. Ok. È un po' un casino tutte le volte risalire. Facciamo così, guardate, eh. Guardate, così intanto vi faccio vedere anche il comando per risalire, che lo metto qua vicino, altrimenti lì era troppo lontano. Sono tutti sì. Allora, lo metto proprio qua. Qua facciamo teleport YouTube Diego Super 18 spazio e mettiamo le coordinate che se non sbaglio erano meno 68 108 146 don ci shiftiamo e mettiamo la pressure plate andiamo e boom. Ok, così abbiamo fatto anche un fantastico spawn point. Survival. Ok, allora. Via questa. Quella del creeper l'abbiamo già provata. E vediamo cosa fa questa. Vado. Ho segnato due. Penso che sia effettiva. Aia, basta, basta. Quanto dura? Però dà anche un bel po' di vita e un bel po' di assorbimento. Proviamo quella dell'ape. Appena finisce. Grazie. Vado. Rispone delle api. È abbastanza normale. Quella del ghast. Aiuto, sto levitando. Così muoio. Voglio scendere. Give. Ma perché devo. Vabbè, aspettiamo. Vabbè, grazie per avermi fatto risalire. Adesso voglio provare una cosa. Se metto due totem.